Più di 2.000 bambini riccionesi presenti al Playole e altrettanti doni consegnati. Questi numeri della lunga festa capace di richiamare tanta gente con protagonisti assoluti, i più piccoli, che hanno prima assistito allo spettacolo dei burattini per poi diventare loro stessi protagonisti di una giornata all'insegna dello sport. La novità di quest'anno infatti è stata la possibilità di approcciarsi in chiave ludica alle varie discipline sportive, dai tuffi al nuoto al calcio, il basket, il pattinaggio, il judo, il karate, fino alla ritmica, il volley, la ginnastica, l'atletica. Insomma, una Befana sportivissima, ancora una volta targata GEAT. È ormai un classico degli eventi che chiudono un po' questi eventi natalizi, quello di ovviamente fare questa manifestazione che è legata appunto alla Befana da parte della GEAT, e forse la manifestazione più divertente tra quelle che sono proprio dell'azienda, che ovviamente si occupa di tutt'altro, però insomma, essendo un'azienda che ha un radicamento popolare ben consistente, insomma, penso che sia anche così giusto riconoscere anche questi momenti ai riccionesi. Quest'anno abbiamo voluto cambiare location, l'anno scorso in piazzale Ceccarini, quest'anno, visto che abbiamo questo bellissimo contenitore sportivo nuovo riccionese, abbiamo voluto fare questa collaborazione con la Polisportiva e indubbiamente è riuscito.